Sicuramente la battaglia più forte, quella più concreta, che noi vogliamo mettere in atto già dalla primavera prossima, quando il Presidente Zaia indirà appunto la data del referendum per l'autonomia o per maggiori forme di autonomia. Ci dovrà essere una massa di veneti che va alle urne per dare un mandato forte al governatore di andare a trattare a Roma con un nuovo governo che tratti e capisca che i veneti oggi stanno dando 21 miliardi di euro all'anno di residuo fiscale e non sono più in grado di chiudere i propri bilanci, per cui non possiamo più chiedere col cappello in mano quello che ci è dovuto. Il 2017 sarà per la politica regionale veneta l'anno cruciale per l'autonomia, una partita che la Giunta Zaia intende condurre anche attraverso una massiccia partecipazione dei veneti al referendum popolare indetto in tal senso. Un invito che a Palazzo Ferrofini raccoglie adesioni anche fuori dall'area della maggioranza. Il Movimento 5 Stelle è favorevole all'autonomia. Noi vorremmo che tutte le regioni d'Italia fossero a statuto speciale, non che ce ne fossero solo 5. Per questo ci battiamo per una forte autonomia dei territori e siamo favorevoli al referendum che abbiamo anche proposto in campagna elettorale ed è nel nostro programma. Per questo abbiamo le nostre osservazioni, ma siamo di sicuro d'accordo che ci voglia più autonomia per dare più forza ai territori e alla nostra regione. C'è anche un'altra partita nella quale è impegnata l'amministrazione regionale ed è quella di riuscire ad accorpare la consultazione referendaria ad altre elezioni. Noi abbiamo già previsto 12 milioni di euro nel bilancio 2017, spereremo di poterli anche non utilizzare andando in election day magari con le politiche, e quindi potremmo mettere anche 12 milioni di euro nelle casse regionali per altre situazioni e per altri servizi. Certo è che il quesito è particolarmente sentito in un Veneto dove si vive la condizione unica in Italia di confinare con due regioni a statuto speciale. È uno scandalo incredibile, qualcosa che non ha più senso esistere oggi, soprattutto per noi schiacciati tra il Friuli e il Trentino Alto Adige. Quindi dobbiamo andare a riportare una parità, un'equità di trattamento in modo che tutte le regioni in Italia vengano trattate nella stessa maniera.